Ciao a tutti, bentrovati. Siamo qui su 01 TV, la TV dei grandi eventi. Io sono Manuela Trimarchi e siamo nello studio de Il Bello delle Donne. Ormai lo sapete, Il Bello delle Donne è un appuntamento settimanale e va in onda ogni sabato appunto su 01 TV, in cui una donna, cioè io, intervisto un'altra donna, la quale si apre e riesce a farci entrare nel suo mondo, ci racconta un po' della sua vita. Oggi abbiamo un ospite, faccio una premessa però. Allora, lei è una donna molto impegnata, lavora tantissimo, è mamma, ha una vita veramente, come dico io, a 360 gradi, però io la presenterò soltanto con il suo nome, perché ha un cognome che è veramente troppo difficile da pronunciare. Quindi è qui con me, a Il Bello delle Donne, Paulina. Ciao Paulina! Ciao. Paulina Wojciechowska. Ok, difficile, è polacco, sono polacca. Anzi, tu sei polacca. Grazie di avermi invitata. Grazie a te per E sono la prima straniera nella trasmissione. Assolutamente sì, sei la prima straniera. E così ci fai entrare in questo tuo mondo, perché tu hai vissuto all'inizio, giustamente sei nata in Polonia. Fino a quando sei stata in Polonia? Fino a che età? Fino all'età, se non erro, di 23 anni. Ah, quindi, fino alla laurea. Quindi fino alla, hai finito gli studi là, in pratica. Ho finito gli studi là e poi sono venuta qua. Biglietto solo andata. Solo andata, non sei più tornata, nel senso, no. Ormai ti sei stabilita qua, stai qua, sì. La famiglia qua, adesso parliamo di tutto. Allora, Paulina, si può sapere quanti anni hai? Sei giovane, quindi sì. O non ce lo vuoi dire? Appena compiuto 40. 40 anni, sei giovanissima. Allora, io dicevo, sei una donna molto impegnata, ma vediamo un attimo. Quindi tu nasci in Polonia. In Polonia, 40 anni fa, e com'era la tua famiglia? Parliamo un po' della tua famiglia. La famiglia d'origine, logicamente. Famiglia d'origine. Ho un fratello più piccolo. Sì. 3 anni più piccolo. Mamma, papà. Famiglia classica, i miei stavano insieme sin da ragazzini. Ed erano quindi un grande amore, diciamo. Un grande amore a 15 anni. I miei erano di quelle coppie che a 27 si sono detti o ci sposiamo o ci lasciamo. Si sono Perché sposati. Già era tantissimo che stavano insieme, quindi. Esatto, si sono sposati, hanno sfornato 2 figli e si sono lasciati. Ah, e si sono separati. Sì, quindi sono stati una coppia così. Comunque, e tu come hai vissuto questa separazione, insomma, sono separati che tu... Io avevo 8 anni. Quindi eri piccola ancora. Ero piccola ancora, ma no. Certo, i primi tempi così così non ne capivo molto. Poi subì un periodo, ovviamente, che me la prendevo soprattutto con mio padre. Ma poi crescendo... Purtroppo ci sta, però poi hai capito. Si capiscono tante cose. Esatto. Ho un buon rapporto con entrambi. Con tutte e due, perché una cosa è essere mamma e papà, una cosa è essere marito e moglie. Sono due cose separate. È difficile da capire per i figli. Esatto. Però in realtà è così. Quindi io ero la prima tra poi tanti cugini. Però ero la più grande in famiglia. La nipotina aspettata dai nonni. Quindi quando vi riunivate tu eri quella più grande. La più grande che si doveva zuppare tutti i cugini piccoli. Tutti i cugini, badavi tu a tutti quanti. Esatto. Ci hai regalato qualche foto, quindi vediamo una foto di Paulina piccola, se non sbaglio. Vediamo un po'. Eccola! E questi capelli ricci sono da piccolina, poi una volta tagliati non sono mai più diventati così. Perché prima eri riccia, quindi, e poi hai tagliato e basta, adesso sei liscia, sì, così come ti vediamo. Sì. Qui quanti anni avevi più o meno? Tre annetti? Forse 2 e mezzo, piccolina. Eri piccola, si vede che eri Io so piccola. Che ho cominciato a parlare da piccolissima, sì? Ancora non camminavo e già parlavo. Quindi hai iniziato precocemente a parlare? A parlare tanto, sì. E fare un sacco di domande e parlare sempre. Eri curiosa di tutto quello che c'era attorno. Bene. Infatti la domanda che facevo a tutti era che cos'è, detto in polacco ovviamente, ma che cos'è questo e che cos'è questo? Chiedevi di ogni cosa, quindi eri curiosa. Del mio che cos'è non ce la facevano più. Perfetto. E senti, hai studiato lì, abbiamo detto, hai fatto tutto il ciclo di studi là, giusto? Quindi... Ho fatto tutto là, sì, prima mi chiedevi, prima della trasmissione, che faccio. Ma io sì, come titolo di studio sono tu come esatto tu dopo 5 anni di studi molto impegnativi sono ingegnere di biotecnologie. Una botta molto impegnativi, sì, direi, perché non è facile diventare ingegnere. Una bella tesi in genetica e immunologia, quindi e poi cosa è successo poi che hai cambiato totalmente? La storia ovviamente ha
del drammatico, del drammatico scherzo. Diciamo che dovremmo già spostarci in Sicilia per raccontare questo. E allora aspetta solo un attimo, così ci spostiamo. Mm-hmm. Quindi 23 anni, tu laureata, ti sposti, perché ti sposti in Sicilia? Ovviamente perché è una cosa talmente banale. Ma la voglio sentire dire da te, perché già l'ho capito. Perché ovviamente avevo conosciuto un siciliano. E quindi ti sei innamorata, quindi ti sposti per amore. Sì, io mi sposto per amore, biglietto solo andata, lo conoscevo da... Ma solo andata già sicura tu che volevi venire a stare qua in Sicilia con lui? Ma io non sapevo a cosa stavo andando incontro. Quindi molto incosciente, diciamo. Allora, io ho studiato l'italiano per l'ultimo anno dell'università, mi sono iscritta a scuola lingua per studiare l'italiano. Il ragazzo, perché già lo conoscevi? Sì, l'ho conosciuto un anno e mezzo prima di laurearmi. Quindi te ne sei andata a scuola per parlare bene, per capirvi bene. Noi parlavamo in inglese tra di noi, perché era uno di quei pochi siciliani che parlava bene l'inglese, quindi ci siamo conosciuti parlando in inglese. Hai ragione, è una pecca che abbiamo in Sicilia, non sappiamo parlare bene. Io andando in Sicilia non sapevo dove stavo andando, praticamente per me l'Italia, io avevo conoscenza zero, sono stata una volta a Venezia così a vedere Venezia, basta. Conoscevi l'Italia, quindi per me se andavo a Messina, se andavo a Milano era la stessa cosa, quindi completamente sprovveduta, totalmente, non sapevo a cosa andavo incontro. Così, sei andata così, proprio? Mi sono laureata. All'avventura. Ho preso, tradotto tutte le carte per avere il titolo di studio casomai convalidato qua. Sì, in modo arrivo, che qua potevi utilizzare. Era luglio. Sì, quindi luglio, piena estate. Piena estate, mi ero detta appena laureata, e luglio mi faccio quei due mesetti di vacanza, dopo l'estate cominciamo a cercare lavoro. Perfetto. Io mi ricordo perfettamente il giorno quando sono arrivata in Sicilia. Sì. Perché era il 6 luglio 2007, perché poi ci fu il concerto di Vasco Rossi, il 7 luglio 2007. Ci sono stata anche io, c'ero al quel concerto senza sapere chi era Vasco Rossi. Mi ci hanno portato, però sei andata. Ci hanno portato all'indomani, quindi è iniziato benissimo. Sei arrivata in estate col caldo meraviglioso della Sicilia, il mare stupendo, e subito catapultata in uno dei cantanti più italiani, insomma, Vasco Rossi. Ma io non lo conoscevo completamente. Non avevi idea di chi fosse? Non avevo idea, quindi... E sì, ti è piaciuto? Ma volevo dire, ora mi odieranno tutti, io Vasco Rossi per non me ti non piace. Non mi piace. No, eppure dovrebbe... un biglietto sprecato per il mio, ragazzi. Quindi? E quindi arrivando qua, quando dopo quel periodo di godermi la bella estate siciliana ho cominciato a cercare lavoro. Quindi l'hai fatto veramente, cioè luglio agosto sei stata ferma. Sì, sono stata ferma, sono stata ferma, me lo sono goduta. Hai fatto bene. Dice adesso troviamo lavoro. Documenti alla mano, ho cominciato a girare. Cosa hai fatto? Cosa hai fatto? Dove sei andato? Allora, spulciando tutti perché è curiosa annunci. Questa cosa, no? Nel senso, così anche chi ci segue, intanto ingegnere di biotecnologia, e non è una cosa da tutti i giorni. Uno, due, una ragazza straniera, mai stata in Italia, che arriva in Sicilia, insomma, davvero, come ti sei mossa? Allora, io prima cosa ho cominciato a cercare tutti gli annunci di lavoro in vari portali, vari giornali, dovunque, che avevano il minimo a che fare con il tuo titolo di studio, quindi certo. Quindi erano per lo più informatori scientifici, cose del genere. Ho fatto qualche colloquio, qualcosa, passato, non mi ricordo adesso che cos'era, comunque ho passato un primo step, poi mi hanno bocciato al secondo. Ah, hai fatto tipo un concorso, insomma. Sì, ma di questi qua per informatore scientifico. Poi a un certo punto ho detto, vabbè, vediamo l'università. Sono andata sia a Catania che a Messina per vedere, ma là ho visto che ovviamente ti devi fare tanta gavetta a gratis prima. E se non sei figlio di qualcuno o cugino di qualcun altro, non è facile entrare all'università. E io dovevo lavorare, ero qua da sola. Certo. E quindi ho detto, no, io devo... pur poco, ma devo qualcosa devo trovarla, certo. Non posso stare là a fare un tirocinio ancora, non me lo posso permettere, quindi ho cominciato a lavorare, a mandare altri curriculum, ho detto va bene, vediamo che altro allarghiamo un po', con la premessa che io nel turismo non volevo mai lavorare, non volevo lavorare in ristorazione perché io ho le mani cioce, come si dice in siciliano. quindi non te la sentivi, una bruttissima esperienza durante gli anni di università in Polonia, dove come cameriera a Versailles tutto un passoio su un cliente, ho detto non farò mai più, non è cosa mia. E quindi? E quindi ho cominciato a mandare curriculum. Qua siamo pieni di alberghi, quindi magari ne mandate vari alberghi, mandavo, perché nella stagione giustamente qua lavoriamo, no? Sì, mandavo
non succedeva un granché. A un certo punto... Ah, quindi sei stata un po' ferma. Sono stata quasi un anno ferma. Ah, quasi un anno. Ferma. Ho fatto qualche colloquio, ma erano... Mi ricordo, sono andata una volta a fare un colloquio in un'azienda che mi voleva prendere, era una Messina, nei capannoni all'arteria, dove sì, senza la macchina, io ero senza come mezzo, dovevi andare, era difficile arrivare, certo, e offrivano 500 euro per un tempo strapieno di 10 ore al giorno, tutti i giorni, quindi ho detto no, così non va bene, anche no. Anche no. E a un certo punto ho cominciato a allargarmi, ho detto no, va bene, ci guardiamo intorno, forse non resterò qua in Sicilia, e a un certo punto trovo un annuncio in Irlanda, a Dublino, preciso, un dottorato di ricerca pagato, che era la continuazione della mia tesi del tuo titolo di studio, cioè era quello proprio, che dovevi era fare. Quello, ma continuava proprio la mia tesi di laurea, ero perfetta per quel posto. Ci provo, ma vediamo. Mi chiamano per un colloquio là, tutto spesato, tutto pagato, vado a Dublino a fare questo colloquio, torno, sì? E dopo 3 giorni mi chiamano, ti prendiamo. E che hai fatto là? Te ne sei andato a Dublino? Ho detto me ne vado a Dublino. Il mio ragazzo, allora, per il quale ero venuta qua, mi dice, vabbè, però... Te ne sei andata via dalla Polonia? No, io non vengo. Qua, fa, a lui no. Tu fai questo contratto di 3 anni, te lo fai sto dottorato e torni qua, vero? Io non lo so, vedremo. Che altre porte si aprono, non ne sa uno, giustamente. Dovevo andare là, però facevo tappa in Polonia, da qua me ne andavo in Polonia, dalla Polonia a Dublino, arrivo in Polonia, avevo un paio di giorni là, pianti che mi sono fatta. Ma pianti perché? Perché ti mancava qua? No, non volevo lasciare, lui non voleva venire con me, io non lo volevo lasciare qua, ho detto ma cosa faccio? La fine qual è stata? Non sono andata a Dublino. Hai rinunciato? Ho rinunciato. Quindi hai rinunciato per amore, di nuovo, quindi per amore... Sei venuta in Sicilia. Mm. Per amore hai rinunciato pure a quello che era il proseguo del tuo titolo di studio, in pratica. Sì, sono ritornata qua perché il destino fu che mentre ero in Polonia a meditare, a consigliarmi con la mia famiglia, con tutti, cosa fare, cosa non fare, mi arriva una telefonata da un'agenzia immobiliare di Messina, alla quale avevo mandato uno dei 150.000 curriculum, che mi chiamano per il colloquio. Quindi si è aperta una sorta di... Cioè, finalmente qualcuno mi chiama pure lì. Torno e vado a fare il colloquio all'agenzia immobiliare a Messina. Sono tornata, sono andata là, ho fatto quel colloquio, mi hanno presa. Ti hanno presa e quindi hai iniziato a lavorare qua e hai rinunciato a Dublino. Ho rinunciato a Dublino per un'agenzia immobiliare a Messina. Certo, ho detto così, però considera rinunciato per amore, diciamo, giusto? Che poi non è durato. Ah, poi non è durato. Ah, pensavo fosse quello definitivo, no. E allora quel segno di là... Doveva farmi pensare, ma non mi ha fatto pensare. Già, non mi ha fatto pensare. Ma già. Già, sono non lo so, che ti sei trovata un bivio particolare. Mm. Guardiamo qualche altra foto, perché abbiamo un'altra foto. Noi siamo andate avanti, proprio alla grande. Io, vabbè, bello così. Però guardiamo la foto, abbiamo una foto di te ragazzina. Eccola! Sì, questa foto la dice tutta, a parte l'apparecchio sui denti. Hai l'apparecchio, beh, l'abbiamo messo un po' tutti. Metallico proprio, sì. Portato per i 4 anni migliori della mia vita. Questa foto la dice tutta perché io ero un'esaltata. Ecco, tu dici per amore ho fatto questo e quello. Da ragazzina, dall'età di 10 anni a 14 anni, io ero perennemente innamorata. Solamente che giustamente i soggetti di quelli mi innamoravo non ricambiavano? No, non sapevano della mia neanche esistenza. Sapevano. Grande. Io ero di quelle ragazze. Innamorata dell'amore tu allora. Sì, è qua sai un attore, è qua un cantante, io ero di quelle ragazzine là. Sì, quindi capito, ora rido. Quindi tu sei innamorata dell'amore, insomma, ti piaceva proprio l'idea così dell'innamoramento. Sì, era così. Quindi era così. Però vedi, ha avuto un ruolo fondamentale nella tua vita, perché il fatto che tu sia qua, il fatto che sono qua è stato l'amore a portarti qua. Poi è andato diversamente, l'hai detto, però l'amore poi l'abbiamo trovato. Ora piano piano ci arriviamo anche. Anzi, vediamo l'altra foto, che forse è quella. Vediamo. Forse è quella, vediamo. No. Aspetta che arriva. Non me lo ricordo. Sì, eccoci qua, matrimonio. Quindi, ma sono passati tanti anni da quando sono arrivata in Sicilia. Sì, quella storia è finita, non è durata. Io ho continuato a lavorare nelle agenzie immobiliari, prima una con l'altra, quindi sono rimasta a fare sempre quello. Nell'ambito delle agenzie immobiliari, sì, ok, sì, però sempre. Prima una con l'altra, nel senso che hai cambiato varie agenzie. Ho cambiato e sono rimasta là, e proprio al lavoro avevo conosciuto Massimo,
che all'inizio io ero ancora impegnata e lui mi portava e qua il caffè e qua il pasticcino. Era tutto gentile. Sì, gentiluomo. Era un gentiluomo. Sì, 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 sì. E io lo conosco Massimo, lo so che è gentile, è un uomo gentile, sì, vero. Sì. Come pochi, non... con qualche accortezza in più magari, no? Appena lui ha saputo che io ero libera, si è fiondato. Si è fiondato, così è stato, così è stato. Quindi dice che okay, o la va o la spacca. Un anno dopo eravamo sposati. Ah, quindi subito ti sei sposata. Sì, okay. Sì, noi subito, e noi eravamo tra quelle coppie che gli amici ci dicevano non correte, ma che state facendo? Noi dopo... è troppo presto, no? Dopo 2 mesi che stavamo insieme siamo andati a convivere. Dopo un anno eravamo sposati. Ma tu, non abbiamo focalizzato una cosa, tu sei venuta in Sicilia dove? A Messina? Oppure eri in Sicilia? Nizza di Sicilia. A Nizza di Sicilia eri, quindi qua vicino. Quindi, rinunciamo a Dublino per Nizza di Sicilia. Vabbè, errori di gioventù, dai, però col senno di poi com'è andata? C'è no, il Massimo, Dublino c'era... Pioveva, sono stata 3 giorni, pioveva, io lo so che tanti sono innamorati dell'Irlanda, davvero l'Irlanda è un paese che attira tante persone, sì. Io questa cosa non l'ho sentita. Infatti una cosa che mi hai detto, che mi ha fatto qua mentre eravamo qua pronti con i microfoni e tutto, io dicevo io sento freddo e tu mi hai detto, e io le ho detto subito, vabbè tu ci sarai abituata al freddo, e lei invece, no, me lo dicono tutti, non lo sopporto, non lo sopporti, quindi viva la Sicilia, anche per questo insomma vivi bene, anche per questo. Anche per questo. No. E quindi con Massimo sì, così. Con Massimo sì, perfetto. E avete sono costruito già 10 anni, che, 10 anni che, siete sposati, avete costruito la vostra famiglia perché c'è pure un cucciolo, giusto? Eccolo qua. Qua era cucciolo cucciolo. Vi ho dato questa foto anche per parlare di un'altra cosa. Dai, dimmi perché, tutto. Io quando sono diventata mamma, sì, mi sono fiondata nel fare la mamma. Io per 3 anni hai abbandonato tutto. Io facevo la mamma. Lavorichiavo perché sono rientrata al lavoro quando lui aveva 3 mesi, che avevo la fortuna di poterlo lasciare con mia suocera e quindi sono rientrata poche ore al giorno, ma sono rientrata. Ma io ho questa cosa che a tappe mi, ecco, da ragazzina sempre innamorata, amore, 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 tutta questa cosa, e io leggevo tanto, quindi su tutte le storie, sognavi, storie fantasticavi, sì, quella cosa là, proprio, okay, canzoni così, tutto. Poi quando mi sono messa a fare la mamma, io lo dovevo fare a 110%, okay, e quindi ecco qua. E quindi hai fatto, ti sei dedicata a lui, sì, anima e corpo al bimbo. Sì. Quella foto, eccola qua, ce l'hanno rimessa. Seduta sotto il Duomo a Savoca, perché la passeggiata al Duomo a Savoca la notte, però il bambino deve prendere il latte, quindi io mi siedo al certo, latte dovunque, sì, quindi fu così. Hai fatto la mamma, cioè, la fai tuttora, però sei ritornata poi al lavoro, no? Sì, no, adesso è tappa lavoro. E adesso che cosa fai? È tappa lavoro in che senso? Ecco, ora invece io sono immersa al 110% nel mondo lavorativo. Sì, lavoro. Ma cosa fai? Spiegacelo. Allora, io lo so, però. Cosa faccio? Io fondamentalmente in questo momento aiuto ai miei connazionali polacchi a comprare casa in Italia. Ok, interessantissimo. Perché non posso dire che faccio l'agente immobiliare. Diciamo che questa si chiama consulenza immobiliare. Consulenza però immobiliare. Tu mi dici è riduttivo. Però è diverso perché io in questo momento insieme a Massimo, perché Massimo è un tecnico, sì, un agronomo, sì, lui ha il suo studio tecnico e noi facciamo questa consulenza dove aiutiamo ai polacchi che sono tanti, sono stranamente tanti, che comprano case in Italia. Non sai che non l'avrei mai detto che sono tanti, che cercano case in Italia. Sono tantissimi. Non lavoriamo solo qua, non è che io è ristretto solo qua il nostro... Non è che io vendo case qua. A me chiama il polacco che sta comprando casa in Toscana con un'agenzia, sì, però con loro non ha la lingua in comune e magari da un lato ha paura di non capire tutto, dall'altro lato vorrebbe spiegato tutto, proprio spiegato, vorrebbe controllata la casa, vorrebbe avere la certezza che non sta prendendo un pacco, sì, e quindi la subentriamo noi. Quindi è interessante come lavoro, nel senso che tu... tanto. Quindi a te chi ti chiama praticamente? A te, a tuo marito? Chi ti chiama? Il polacco, cioè le persone che vogliono, sì, gli acquirenti. Gli acquirenti, mi chiamano gli acquirenti, sì sì. Gli acquirenti, quindi in tutta Italia, in questa tutta cosa, Italia, sì. E tu fai da tramite, arriva da questo punto. Sì, praticamente un altro intermediario. Un altro intermediario. Però si è visto che è un bel lavoro. C'è bisogno di questo servizio.
Ti sei resa conto che sei ricercata, insomma? Sì, io lo so che lavori tanto, me l'hanno detto, lavori tanto. Te l'hanno detto? Sì, me l'hanno detto, me l'hanno riferito, mi hanno detto, sai, è una che... Vabbè, a parte il fatto che si vede che sei una persona decisa e tutto, ma dico, è un lavoro particolare, ti sei ritagliato a un lavoro. Sì, diciamo questa così. Cosa... C'è cioè una cosa... È una di tante, penso che sono stata una di tante persone alle quali è servita la pandemia, perché questa cosa è nata nella pandemia. Ok, perché tu prima della pandemia, quindi facevi la mamma e lavoravi in agenzia immobiliare, però facevo più la segretaria che altro. Io avevo fatto l'esame per fare l'agente immobiliare, però diciamo che stavo per lo più in ufficio. Sì, svolgevi il lavoro di segreteria. Esatto. Poi ci fu la pandemia. E tu cosa ti è scattato? Vai, raccontami, è troppo bella questa storia. Sono scattate due cose. È stato come di solito nella vita, subito prima della pandemia, di tutti i lockdown, è capitato che da noi qua in agenzia dove lavoravo, Santa Teresa, è venuta una ragazza polacca che voleva comprare casa in Sicilia e io sono stata io ad accompagnarla a vedere i vari immobili, giustamente con la lingua in comune. Certo. Lei non ha scelto niente, dopodiché ha detto no, mi faccio il viaggio della Sicilia perché forse non comprerò qua, forse comprerò da un'altra parte. È andata al sud della Sicilia, ancora mi ricordo, a Pachino, e là la bloccò il primo lockdown ed è rimasta bloccata là. Eravamo in contatto, lei era da sola, quindi abbiamo fatto un po' amicizia, ci siamo sentite. Si rivolgeva a te, insomma, così almeno parlava, aveva qualcuno con cui parlare in Sicilia. Esatto. E poi quando lei finalmente trovò una casa da comprare ad Avola, lo stesso che io ero lontano, mi ha detto aiutami a comprarla. Voglio il tuo consiglio, voglio il tuo aiuto, qualcuno mi deve aiutare passo dopo passo, cosa devo fare. E capire se è la scelta giusta. Sì. E da là è iniziata questa idea che ha dato proprio... che magari potrebbero esserci più persone così, ed effettivamente così è stato. Nel frattempo, nella pandemia, all'inizio, quando la pandemia era iniziata, ed era iniziato qua in Italia, che noi per primi abbiamo avuto il lockdown e tutto, ovviamente tutti i miei parenti e amici della Polonia erano spaventatissimi. Certo. E mi chiamavano tutti, ma com'è? È davvero così drammatica? Certo, perché le immagini erano veramente brutte, insomma. Sì, ma ci si immaginava davvero chissà che cosa. Sì, pure una vera e propria strage, sembra. Esatto, in invece Sicilia la Sicilia eravamo... niente ancora. Sì. Eravamo ancora protetti, e diciamo. Quindi non eravamo... io in quel momento mio papà mi ha detto: guarda, non ce la faccio più a rispondere a tutti i messaggi dei miei amici che sanno che la figlia sta in Italia, ma magari fai un filmato su YouTube dove dici tutto questo che mi devi dire, e io glielo mando. E io così ho fatto, ho preso il telefonino, ho fatto un filmato su YouTube per mandarglielo. E questo filmato è andato virale. Ha fatto il giro. Ha fatto il giro, è piaciuto, hanno guardato, ma hanno fatto due o tre filmati, poi non c'era niente da fare, l'ho fatto, ma così ed è morta là. Sì. Quando ho visto che questo lavoro poteva avere un futuro, ho contattato una mia amica dalla Polonia. Comunque sei stata brava. Ah, sì. Sei stata perspicace, hai avuto proprio un sesto senso, brava veramente. No, non c'era niente da fare, stavamo a casa. A casa H24, non lo so, lo sappiamo tutti purtroppo. Io andavo in Ti campagna sei inventata a zappare un lavoro. Con mio suocero. Ti sei inventata un lavoro. È stato inventato così, ho contattato una mia amica che faceva social per aziende in Polonia, e ho detto guarda, c'è questa idea, però a me in Polonia non mi conosce nessuno, cosa devo fare? Lei mi fa, io ho visto quel tuo filmato sulla pandemia, apri un canale YouTube sull'immobiliare in Italia, e così ho fatto. E così poi sei stata contattata sempre da più persone, e ormai è una realtà, giusto? È così ormai. Cioè lavori... Ormai è il tuo Massimo lavoro. Facciamo tu questo. E Massimo, sì, non ci dimentichiamo del maritino. Sì, no, No. Allora, io dico tutte sempre, l'eminenza grigia dietro tutto questo è Massimo. Stranamente poi questa cosa, vedi, il nostro matrimonio è stato 10 anni fa. Sì. Però questa cosa la puoi vedere anche dalla foto, quella del matrimonio, non a caso ho scelto quella foto. Rimettiamolo un attimo, regia. Ok, perché perfetto. È stato lui a tirare fuori da me un sacco di cose che io prima non pensavo di avere. Vedi le foto, le scarpe rosse? Le avevo notate le scarpe rosse. E questa è la foto che lui praticamente... Io sto cominciando a far vedere quello che posso fare ed è lui che mi tifa sempre. È l'eminenza grigia dietro tutto questo, è lui. Cioè, è lui che ti supporta. Sì, sì, sì. E poi dà... il tecnico è lui, alla fine timbra lui. Il tecnico lui. È lui, sì, certo. Alla fine timbra lui. Però avete avuto una bellissima idea, cioè siete riusciti a inventarvi un lavoro che è una cosa bella, cioè un lavoro tutto tuo.
Brava, devo ma proprio dire veramente. Che in questo momento è diventato anche impegnativo, perché da lavori tanto, quindi. Tanto, possiamo dire che da quando è scoppiata la guerra in Ucraina, tantissimi sì. polacchi hanno deciso di investire all'estero, più di prima. Perché tanti che volevano fare investimenti, comprare seconde case, ci hanno ripensato su comprare un altro immobile in Polonia. Hanno detto, ma e che facciamo? Dove se ce ne andiamo? Andiamo da un'altra parte? Il più lontano possibile, ma essendo ancora in Europa, certo. la Sicilia proprio ha sposato quel bisogno. Che e poi quindi, c'è la Grecia, il Portogallo, sì. se ne sono andati tutti proprio nei confini sud dell'Europa. E quindi si rivolgono a te ancora più persone, sì. quindi certo è un lavoro che ti impegna tantissimo in effetti. C'è un bel po' da fare. C'è un bel po' da fare. Bello, complimenti veramente. Quest'altra foto che ci hanno messo? E questa è infatti, questa è già una foto professionale come si vede. Sì, assolutamente. Fatta da un nostro fotografo che posso salutare, Lillo. Certo, ma quindi è tipo una foto ufficiale che tu sì, hai nel tuo... questa è la copertina del mio canale YouTube. Perfetto, è la foto ufficiale quindi. Sì, questa è la foto ufficiale fatta comunque in Piazza Santa Teresa, come sì. si vede. Una di tante, abbiamo fatto il servizio fotografico quando aprivo il canale. Hai fatto il vero e proprio book fotografico? Sì. A disagissimo all'inizio, però poi lui sì. è stato bravo. Sì. Però sì, l'abbiamo fatto ed effettivamente è servito. Certo, per farti conoscere, quindi, per proporti foto, e quindi... Questa foto ti posso dire che è stata anche nell'edizione polacca di Forbes. Non sulla copertina, all'interno, ma c'è stata. Quindi un gran lavoro, vedi, là, quindi sei una donna tosta, decidi una cosa, come mi hai detto, 100% mamma, 100% mamma, ora 100% lavoro e sei 100% sì, infatti, lavoro. Mi incuriosisce cosa sarà la prossima tappa, non lo so. E vabbè, lo scopriremo solo vivendo, si dice, esatto, quindi esatto. lo scopriremo. Ma tutto questo, per esempio, amiche ne hai qua? Sì. Ne hai? Sì. Però... E come sei come amica tu? Terribile. Io sono perché? Quella che si scorda. Con me non si può programmare niente. Con me se tu mi chiami, usciamo ora, benissimo. Ma se tu mi dici tra una settimana alle 17, tu io te guardo lo dimentico. il mio calendario, mi faccio ma sai Manuela, alle 17 no, ma magari alle 17:30 perché poi avrò solo mezz'ora, quindi no. Spontaneo sì, puoi programmare qualcosa. Però non riesci, ecco, se è una cosa all'istante sì, ma se a programmare ti viene difficile. Amiche poche ma buone, però poche effettivamente. Le amiche sono poche ma buone, così una è una realtà. Una in Polonia con la quale sono sempre in contatto dall'università, che quando ci siamo sposati è venuta pure qua. Ah. Poi qua ho un'altra cara amica con la quale ci siamo conosciute come mamme di bimbi all'asilo. Sì, certo. Sì. Anche lì infatti si conoscono persone. Che sicuramente sì, anche tu conosci, Alice, avvocato. Sì, la conosco, certo. Okay. Non Salute benissimo, Alice. Ma la conosco. Salutiamo tutti oggi. Ciao. Oggi è... Sì, oggi, oggi siamo... saluto la mamma, vorrei salutare anche mia. Sì. No, guarda. E quindi sei riuscita... Una volta che sei in TV, sì. dai. E quindi sei riuscita, diciamo, ad avere anche giustamente le amicizie qua. Sì, sì, sì. All'inizio, i primi tempi qua... È stata dura? È stata dura. I primi tempi... Io mi scontro sempre con la mentalità. Io ho un'altra mentalità e non c'è niente da fare. Mm. Non c'è niente da fare, io ho un'altra mentalità. Su questo... il primo che mi ha sempre preso in giro è il mio collega Roberto, che è anche il mio testimone di nozze, perché è stato lui a presentarmi il mio marito. A farvi incontrare. Sì, che lui mi ha detto, guarda, tanti anni tu e ancora non hai capito che sei in Sicilia. Sì, ed effettivamente perché ogni tanto mi scontro. Sì, sì, io su questa cosa sono un po' così, nel senso, sì, la mentalità c'è, però la mentalità la facciamo anche noi, no? Quindi già io ad esempio non la penso come tanti, altre persone, insomma mano a mano ci allarghiamo. Certo, non so, per esempio su che cosa, una mentalità che tu trovi proprio la nostra molto retro? Per esempio? Cose che si possono dire in TV. Allora, ti racconto un esempio esagerato, esempio, sì. ma non, neanche mio. Esempio di una mia amica, sempre polacca, che è stata quella prima cliente polacca di quella che raccontavo, sì. Che siamo ormai rimaste amiche. In ottimi rapporti, cioè, sì. certo. Lei una volta mi telefona, nei primi tempi in Sicilia, e mi dice, Paulina, ascolta, sono in un bar,
Era estate, faceva caldo. Avevo caldo, sono entrata. Mi sono comprata una birra e me la sto bevendo al bancone. Faccio, sei sola? Sì. Mi guardano tutti. No, vabbè, però dipende da dove sei, eh. Dipende da dove... No, veramente, perché questa cosa ormai le facciamo pure noi. Era pacchino, pacchino. Vabbè, però diciamo che è stata sfortunata, perché sì, c'è un po' questa mentalità, però diciamo che noi ragazzi... Permettimi ragazzo, io sono un po' più grande di te, ma diciamo nella quarantina lo facciamo, cioè io se mi devo bere una birra la bevo tranquillamente, ma ormai, penso pure vabbè. Tu, se entri in un bar non te la bevi, sì uno spritz, una cosa. Sì, insomma. Ma entri da sola in un bar di quelli là dove ci sono tutti i signori forse anziani, più che altro perché la perché penso che era un posto del genere. Non può essere, forse un bar magari di un paese un po' più, certo, un po' più dell'entroterra, sì. Certo, la mentalità non è quella... apertissima ancora, ma ci stiamo lavorando e ci dobbiamo riuscire, sì. Perché abbiamo i nostri figli che stanno crescendo qua, sì. Quindi ce la dobbiamo fare, questo sei d'accordo con me? Io devo dire che ogni volta che vado in Polonia rimango scioccata, perché invece la Polonia in questo momento è tipo l'Italia degli anni 90, sì. In corsa economica, sì. Quindi là cambia tutto velocemente, la cambia qua tutto, cambia tutto qua piano, no, piano. Qua ci siamo rallentati adesso, sì, è vero, è vero. Bella storia la tua, Paolina, molto bella. E adesso dimmi una curiosità, perché prima hai detto, vediamo adesso, 100% mamma, 100% lavoro, chissà quale sarà la prossima cosa. Ma fra 10 anni tu come ti vedi? Non ho idea. Non hai idea? Non ho idea, io sono ancora, sai, non ho capito cosa voglio fare da grande ancora, quindi vedremo. Vedremo quello che ti... Vediamo. Qualche progetto ce l'ho, però... Non lo dico. No, ancora. Non lo voglio sapere assolutamente, non lo sono dico cose. Ancora. No. Dico, non hai, quindi vivi abbastanza alla giornata, diciamo così. No, aspetta, no, non vorrei dare un'idea sbagliata. No, alla giornata no. No, ma non è brutto vivere alla giornata, Non è che è una cosa negativa. No. Nel senso che tu magari proprio non riesci a vederti fra 10 anni, nel senso perché ci sono le persone che dice, sì, sai, fra 10 anni ho questo obiettivo. Ad esempio, una mia ospite, però è giovane. Mi ha detto sì, io ho questa cosa, fra 10 anni voglio... È giovane, pure tu sei giovane, perdonami. Non volevo dire che sei... Va bene, ma se siamo parli della tua parlando... prima ospita, esatto, lei aveva 20 anni, aveva 10 20 anni. Ma anche un'altra mi ha detto, oh, voglio fare questo. Però giustamente invece c'è un'altra mi ha detto, no, non lo so, io non lo so fra 10 anni. Quindi io pure non quindi lo so. Pure tu non... Io pure non lo so. Non lo sai, allora anche questo lo vedremo, lo scopriremo. Lo scopriremo andando avanti. Lo scopriremo. Ma ti reputi una persona, in questo momento ti reputi soddisfatta, giusto, della tua vita, del tuo lavoro, del tuo essere mamma? Miglioreresti qualcosa? Io migliorerei tante cose, io non sono sei mai critica soddisfatta. Su te stessa. Io non sono mai soddisfatta, io proprio per questo sempre vado avanti perché io voglio sempre di più. Sei una persona critica? Su te stessa intendo? Parecchio, ma anche io sono critica su tutto, infatti per questo per esempio il lavoro che faccio adesso mi piace moltissimo. In che perché, senso? Perché? Allora... Se io dovessi fare l'agente immobiliare, quello al 100% che la casa la deve vendere, se io sì. Non sono convinta che è un buon affare, non la riesco non a vendere. Non riesci a vendere. Dall'altro lato, quando ti io... capisco, perché pure io sono un po' così, cioè nel senso non riesco a dire una cosa per un'altra, sono molto sincera e leale. Andando a fare una consulenza, quando è il cliente che dice io vorrei forse comprare questa casa, però aiutatemi a capire se è la cosa da comprare. Io quando devo andare a trovare i difetti sì che li trovo tutti. Certo, hai ragione. Quindi. E senti, come sei come mamma? Come figlio ha? 8 anni e mezzo. Ancora è piccolo. Come sono come mamma? Severa, come sei? Severa non direi, ho delle regole sì. E ci sta, però insomma. Io sono sempre stata tra quelle mamme che magari permettevo cose che alcune altre mamme non permettevano. Quindi se mio figlio si sa arrampicare sugli alberi è perché glielo ho insegnato io, per esempio. Dove gli altri, non salire, ti fai male. No, che ti fai male, no, che ti sporchi, no, che sì, magari così. No, metti piede qua, metti piede là, aspetta mamma sale con te, ecco. Okay. Quindi io sono una mamma così, diciamo che mi sparo certe partite alla Nintendo. Ah, ci giochi pure tu con lui? Sì, certo. Quindi sono così, quello più severo è il Massimo. Quello più serio e severo è Massimo. Allora, in una famiglia tra papà e mamma ci vuole uno che sia un po' più severo, sì. Quindi nel tuo caso è Massimo. Da noi, ad esempio, da noi è papà. Nel sì. Mio caso sono io la severa, ma proprio i miei figli te lo dicono, vabbè, loro sono più grandi, e proprio te lo dicono, mamma dice sempre no, che non è vero però.
però no, ogni tanto si deve dire. Se glielo chiedi, anche lui dice no, non mi fai fare niente, perché è sempre quello che si ricordano. Esatto, si ricordano sempre le cose negative. Va bene, è stato bellissimo parlare con te perché ci hai aperto un mondo diverso, ci hai fatto vedere intanto una ragazza giovanissima, 23 anni, che lascia il suo paese d'origine per venire qua in Sicilia. E stiamo parlando di quasi 20 anni fa, quindi non, non era neanche la Sicilia di adesso, era la Sicilia... Ma io non la vedo tanto cambiata. Non la vedi cambiata? No, no. No, davvero. No, davvero. Eppure gli occhi miei invece sì, ad esempio, sì. Perché io pure li ho vissuti 20 anni così. Gli occhi miei sì. Come si viveva allora, non è, cioè come si vive adesso non è come si viveva allora in realtà. Sì, anche la generazione, anche i giovani sono diversi, hanno altre cose, sì. Anche per uscire, per fare, no che non si usciva, però era diverso, quindi ci hai raccontato questa cosa, ti sei inventato il lavoro, quindi chapeau, perché uno che si inventa il lavoro è solo da ammirare, ed è questo, sono riuscita con te, per l'ennesima volta, perché anche con gli ospiti precedenti, a far vedere cosa voglio far vedere, cosa voglio far trasparire da questo programma, cioè nel senso che da ognuna di noi, dalla vita normale, tra virgolette, di ognuna di noi, si può prendere quel quid che la può rendere diversa e speciale, quindi da te possiamo captare qualche cosa che la può rendere diversa e speciale. Tu lo sai, prima di salutare, io chiedo sempre, tu stai tremando, lo so, sì. Io chiedo sempre alle mie ospiti, quindi il programma si chiama Il Bello delle Donne. Che cos'è per Paolina Il Bello delle Donne? Tu lo sai che io stavo pensando alla risposta, perché lo fai ogni volta, sì. E giustamente avendo visto le trasmissioni precedenti ho detto ora la farò. Ora mi preparo. Non mi ero preparata, ma ci sono arrivata, sai, mentre parlavamo. Perché è forse quello che noi ci riusciamo ad adattare, sempre. Perché noi andiamo avanti e le donne noi non abbiamo scelta, purtroppo è così, soprattutto quando sei mamma, tu devi andare avanti. Sempre, quindi tu ti adatti, penso che il bello è questo. Bellissima questa risposta, brava Paolina, sono contenta che ti è venuta in mente, ti è venuta mentre chiacchieravamo insieme. Sì. Grazie mille, spero ti sia trovata bene. Grazie a te. Grazie a veramente te. Tanto, grazie a tutti per averci seguito, vi ricordo sempre Il Bello delle Donne, va in onda ogni sabato su 01 TV, la TV dei grandi eventi. Grazie, ciao! Ciao!